fanno quello che vogliono, ma un cammino acceso crea sempre un'atmosfera. È vero, soprattutto se fuori è freddo e se c'è un vecchio come te che ci si riscalda. Come hai detto, vecchio a me? Hai sentito benissimo. Senti, Befanina, io ho sempre fatto il mio lavoro e ti assicuro che tutti hanno avuto sempre quello che hanno chiesto. Guarda che non sei l'unico a lavorare. Beh, fra un po' si ricomincia, eh? Ma va, con quel po' di memoria che ti ritrovi, ti ricordi anche il giro che devi fare? Ma è semplicissimo. Io devo fare il giro da tutti i borghi della provincia di Pesaro Urbino. Come ogni anno, organizzano qualcosa di veramente bello. Sai come si chiama? Il Natale che non t'aspetti. Guarda che partecipo pure io. Non sei mica l'unico. E poi l'atmosfera è bellissima. E sono posti stupendi. E poi far ridere grandi e piccini è davvero magnifico. Hai veramente ragione. Ci sono i mercatini, le degustazioni, i prodotti tipici, la musica, i giochi di luce, l'animazione per bambini. E poi ci siamo noi, io e te, Befi, che facciamo sorridere i bambini. Ma se ti scrivo una letterina, me la porti una scopa nuova? La mia ormai è passata di moda. E dai, babbino, io ti voglio tanto, 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 tanto bene. E va bene, però anche tu mi fai un regalo, eh? Voglio una slitta nuova e soprattutto i sedili imbottiti, perché ultimamente a forza di girare mi fa male la schiena. Per forza, sei vecchio. Comunque, va bene, anche se non mi sembra uno scambio alla pari, però a Natale siamo tutti più buoni. Brava, questo è lo spirito giusto. Ecco, a proposito di spirito, vai a prendere il vino, che con le castagne ci sta benissimo. Bella idea, Befi, corro, vado subito. Dove corri, dove corri? Grandi di età e vuol fare ancora il ragazzino. Io gli uomini non li capirò mai. Sempre gli stessi difetti. Ecco, sono tornato. Ma dicevi? Dicevo che non vedo l'ora che arrivi il Natale che non ti aspetti. A me è parso che di... No, 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 ti è parso malissimo, forza. Facciamo un brindisi al Natale che non ti aspetti. Guarda le castagne. Guarda, non pare come l'ultima volta che da una parte le hai bruciate e dall'altra erano crude. Cosci le teste in testa a me. No, a me toccava il vino e a te cuocere le castagne. Quindi prenditi le tue responsabilità. Allora, le mani com'en. E allora, il prossimo anno ti cambio. E voglia. To, se, ha, scotta, lotte. Eccole, guarda, guarda.